Oggi parliamo di un luogo noto in tutto il mondo del vino, noto da chiunque si occupi oggi di fare in qualche maniera un lavoro che è riconducibile alla mescita o allo studio della viticoltura e dell'enologia. Parliamo dei confini della Borgogna. Dei confini e non solo. Parliamo di un'azienda che si chiama Domaine Perrot, che ha la Roche Vineuse, cioè un nome che la dice lunga, eh? La roccia vinica, tradotto sarebbe, in Côte Chalonnaise. Quindi siamo nel sud della Borgogna, direi nel sud-est, in piena, come dire, in pieno incontro con un'altra area meno nota che è il Mâconnais, che è la zona di Mâcon. La zona di Mâcon, se la ricordiamo tutti per il Beaujolais Nouveau, in realtà è una zona di una storia molto lunga e con delle espressioni di varietà come il Gamay molto importanti. Perché povera zona di Mâcon, è il confine primo con la Grande Borgogna. Quindi Borgogna è la terra che ha dato in qualche maniera lustro a secoli di leggende e di scienza vera e propria dello studio del mondo del vino, il cuore assoluto del Pinot Noir, del Pinot Nero e dello Chardonnay, e nel contempo l'erede di un. Dire, cioè di una scuola profondissima benedettina, cioè ricordiamoci che lì c'è più di a pochi chilometri, prima della grande scuola enologica di Francia, figlia dell'illuminismo, chi si occupava di fare selezione, ricerca, attività agronomica, scarso, tutto ciò che concerneva di fatto poi un senso logico, agronomico e compiuto alla viticoltura, erano i monaci benedettini. Quest'area è proprio a ridosso delle, come dico, di queste due aree qua. Côte Chalonnaise di fatto comunque è Borgogna, però è una Borgogna un po' meno conosciuta. Non è un caso che proprio in quest'area qua si sia sviluppata nel tempo anche la produzione di metodo classico. Ricordo che nel caso della Francia, tutto ciò che è fuori dalla denominazione Champagne ha delle sottodenominazioni territoriali con un cappello Crémant che poi si dividono nelle varie aree di riferimento, quindi Crémant de Savoie, Crémant de Loire, Crémant de Bourgogne, come in questo caso. Quindi, Domaine Perrot è un'azienda di circa 30 ettari, quarta generazione di viticoltori, ma prima generazione in realtà di produttori di vino, e produce una serie di vini a base di Pinot Noir, a base di Chardonnay, ma soprattutto si è concentrata nel tempo a fare Crémant de Bourgogne. Ora, i Crémant hanno vissuto un tempo molto complicato, diciamo fino a 5-6 anni fa, nel senso che sono sempre stati ritenuti dall'opinione pubblica come i cugini un po' più poveri dello Champagne. E di fatto il riscatto nel mercato internazionale e anche sul mercato italiano è arrivato solo qualche anno fa, sulla base di in realtà una conseguenza economica, cioè un posizionamento alto dei prezzi dello champagne. Sappiamo che in questo momento, e io sto parlando del 20 settembre 2024, lo champagne vive un momento non così semplice da un punto di vista di posizionamento commerciale, figlio di alcune scelte di posizionamento di profilo molto alto, in cui la situazione economica attuale che stiamo passando sostanzialmente non è premiata questa logica qua. Crémant da sempre si posiziona con un prezzo molto più modesto, torno a dire, proprio perché ritenuto il cugino vicino allo champagne. E indubbiamente questo sta dando una risposta commerciale più immediata. Non è solo questo aspetto qua. L'aspetto, io credo, più incisivo da sapere è che è una delle rare risposte di valorizzazione della biodiversità francese fuori dallo Chardonnay del Pinot Nero. Cioè Crémant ne troviamo figli del Granger, figli della Folle Blanche, figli anche di altre varietà meno note. E finalmente in un mondo, proprio Stavini in questo, voglio dire, da sempre ne fa una bandiera, in cui si parla di biodiversità territoriale, beh, ovviamente per noi diventa dire, un campo di lavoro molto importante. Abbiamo pressoché tutte le denominazioni di Crémant. La Borgogna però è Borgogna. La Borgogna a fianco allo Champagne ha dei posizionamenti di un certo tipo, quindi scegliere di fare una base metodo classico in Borgogna, in questo caso anche nel nord del Mâconnais, è una scelta molto forte perché vuol dire togliere delle uve destinate magari a posizionamenti commerciali più ambiti sul vino bianco ferro. Perché sono stati fatti nel tempo? Ma nel tempo perché alcune aree
anche della Borgogna avevano una vocazione per esposizione dei vigneti, per cloni, per produttività, a fare basi spumanti già ben predisposte, di buon equilibrio acido, di una buona freschezza. Ed è il caso del Crémant de Bourgogne di Domaine Perrot, che nonostante il momento generale di caldo che colpisce tutta l'Europa, tutto sommato riesce a mantenere un po' un suo equilibrio. Questo è un aspetto. Secondo aspetto riguarderà, ma non è il caso di Perrot, anche delle prese di spuma fatte col Pinot Noir. Anche qui, scelta tante volte un po' sofferta, no? Da parte dei produttori, perché insomma, sei di fronte alle denominazioni più importanti in Borgogna come espressione del Pinot Nero nel mondo. E tuttavia, qualcuno ci crede, crede che la differenziazione all'interno della cantina sia una risorsa e con determinazione lo porta avanti. Il crederci non basta, il crederci è importante, ma bisogna avere una base pedologica idonea e una base, se vogliamo, anche climatica. Ed è quello che succede in diverse aziende che hanno sposato la causa, per l'appunto, dei cremati.